Nome e cognome. Marco Vedovato. Pietro Giulio Frascella. Quanti anni darebbe al suo collega? Allora, gli darei 35 anni. 30. Qual è il suo titolo di studio? Allora, io sono laureato in scienze biologiche e ho anche fatto il dottorato in biochimica e biotecnologie. Laureato in chimica industriale, dottorato in scienze chimiche. Che cosa insegna al San Marco? Al San Marco insegno a ragionare, ci provo almeno. Nel senso che facendo matematica e scienze, il mio obiettivo è quello di ragionare sulla vita e sul metodo scientifico. Chimica, scienze e in quinta organizzazione e gestione dei processi produttivi. Se non avesse fatto il professore, quale altro mestiere le sarebbe piaciuto svolgere? Bah, forse è rimasto nello stesso ambito di laboratorio biologico o scientifico comunque, sì. Anche a me piaceva parecchio la ricerca scientifica. Ci racconti un suo hobby, una passione? Allora, io hobby, diciamo che mi piace molto stare all'aperto, quindi sport, camminate, passeggiate, bicicletta, corsa. Non ho un vero hobby particolare, ma diciamo all'aria aperta. Mi piace la musica, studio musica. Qual è un suo punto debole? Punto debole? Troppo buono, forse. Mi piace ridere, mi piace scherzare. Proponga al suo collega un argomento di scienze. Lui dovrà dire tutto quello che sa. Una cosa semplice, il ciclo di Krebs. Il ciclo di Krebs è il ciclo che serve per la... nel processo del metabolismo per demolire il glucosio, anzi in realtà sarebbe l'acido piruvico, il piruvato, in anidride carbonica sostanzialmente, ed è fatto da una sequenza di reazioni. E a Marco un argomento scientifico e cinetica, la cinetica delle reazioni chimiche. Allora, cinetica, dai, particelle in movimento. E basta. Che cosa deve fare uno studente per farla davvero arrabbiare? Allora, per farmi veramente arrabbiare deve comportarsi veramente male, nel senso che deve proprio mancare di rispetto a qualcuno, non dipendentemente da me o compagno, proprio a qualcuno. Per me è quella cosa peggiore, quando proprio manca di rispetto a un compagno soprattutto, poi a noi, ma... Allora, due cose che mi danno veramente fastidio. Sono, primo, quando non ci provano neanche, e secondo, quando pensano che tu ce l'abbia con loro. Se potesse incontrare Don Bosco in carne ed ossa, che cosa gli chiederebbe? Come ha fatto lui a salvare tante anime e come facciamo noi in questo periodo ad aiutare i ragazzi? Ma perché? C'è un obiettivo, un sogno che vorrebbe realizzare nei prossimi anni? Faccio un po' fatica, onestamente. Non avrei niente di particolare da condividere. Un sogno da realizzare nei prossimi anni? Poter imparare ancora qualcosina di più. Stavo pensando a un'altra laurea, ma è proprio un sogno. Saluti i ragazzi del San Marco usando la sua formula chimica preferita. Ci sei H12O6, a tutti! C2H5OH. Piace? Sì, molto. Devo dirlo davvero? Perché è lunga la cosa.